Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione, seconda parte, trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, prima di incominciare la trasmissione, che questa sera tratterà del déjà vu e vi dimostrerò un po' che cos'è il déjà vu, sia dal punto di vista della stregoneria sia per quanto riguarda le scoperte scientifiche recenti che sono fatte, vi fornirò un po' di elementi anche per capire il meccanismo del déjà vu, cioè il già visto. E vi ricordo che venerdì 6 aprile si terrà la tradizionale cena del musso a Marostica, in provincia vicino Vicenza. Pertanto le persone che sono interessate alla cena del musso sono pregate di mettersi in contatto con Francesco, che organizza praticamente la serata. La serata, vi ricordo, che è in onore di un amico di Francesco, con cui Francesco ha iniziato un po' il suo cammino, il suo percorso da pagano, e lo ricorda perché il suo amico è morto e ricorda questa amicizia, questo cammino che hanno fatto assieme. E per l'occasione, ogni venerdì prima della Pasqua cristiana, Francesco si riuniscono a mangiare il musso per ricordare il comandante Bruno e il loro amico. Pertanto tutti quelli che sono interessati, ricordo, si mettono in contatto con Francesco. Scanagata. Bene. Parliamo un po' del déjà vu. Il déjà vu è una delle più forti capacità extrasensoriali che vengono usate in stregoneria, ed è la capacità di leggere il futuro, ma non il futuro che avverrà, perché non c'è nessun futuro preparato, ordinato, messo a posto da qualcuno, ma di qualcosa, di un accadimento che sta per succedere, di una situazione nella quale ci verremo a trovare. Ed è praticamente l'assonanza che c'è fra le nostre emozioni e le emozioni del mondo in cui viviamo. Il déjà vu per la stregoneria sta alle emozioni come il calcolo delle probabilità sta alla ragione. In pratica, che cos'è il calcolo delle probabilità? Non è altro che il calcolo di quante probabilità ci siano perché avvenga un accadimento, seguendo dei parametri matematici che sono definiti all'interno della ragione. La ragione è la capacità dell'uomo di descrivere, stiamo parlando della ragione dell'uomo, di descrivere il mondo, e nella descrizione del mondo ha anche delle previsioni su cosa accadrà domani, no? Per fare queste previsioni esiste il calcolo delle probabilità, che viene usato in matematica e in statistica, che inserendo tutta una serie di fattori si cerca di capire cosa succederà domani. La stessa cosa vale per il déjà vu, per le emozioni. Cioè, dal punto di vista emotivo noi possiamo prevedere che cosa accadrà, però dobbiamo chiaramente essere in sintonia col mondo, cioè dobbiamo avere quella simpatia, quell'empatia fra noi e il mondo che ci circonda, in modo di riuscire a capire come si intersecano le volontà, gli intenti del mondo in cui viviamo. Quando le emozioni dell'individuo sono allineate alle emozioni dei soggetti del mondo, le sensazioni déjà vu esprimono una realtà emotiva che l'individuo vive e identifica nella realtà quotidiana. Si tratta in sostanza di riuscire non solo a mettere in sintonia quelle che sono le nostre emozioni con le emozioni dei soggetti del mondo, ma anche di riuscire a mettere in sintonia ciò che sono le nostre situazioni emotive con la realtà della ragione che viviamo nel quotidiano, perché spesso la mancanza di disciplina nelle persone portano, da un lato, le persone ad immaginare cosa sarà la realtà futura, a desiderare qualcosa per cui proiettare loro stessi su ciò che vorrebbero che sia anziché su ciò che è, e dall'altra parte le persone non sono in grado, cioè non hanno disciplina sufficiente per armonizzare la propria capacità di selezione dei fenomeni emotivi con il trasferimento
all'interno della razionalità quotidiana, per cui esiste uno sfasamento delle persone che praticamente fuggono dalla realtà e poi magari vanno anche fuori di testa, no? Perché non hanno disciplina per mantenere una relazione fra ciò che sono le emozioni, ciò che è la percezione emozionale dei fenomeni del mondo con la percezione razionale dei fenomeni del mondo. E qui serve molta disciplina, specialmente se si usano le emozioni. Veramente chi non usa le emozioni di solito usa la ragione, ma usa una ragione immaginata più che una ragione reale. In psicologia il discorso sul déjà vu, che viene considerato all'interno delle esperienze emotive, viene un po' trattato come forma di esperienza che investe l'aspetto affettivo del fenomeno psichico e il senso che questo assume per il soggetto. Come tale si tratta di un'esperienza, il déjà vu, qualitativa, irripetibile, processuale o dinamica, leggibile più in termini di finalità che di causalità. Cioè praticamente risponde all'intento il déjà vu, non alle cause che hanno spinto il fenomeno di déjà vu. Dunque, dove è arrivato? Il vissuto varia da soggetto a soggetto, per cui è possibile una comparazione trasversale mettendo a confronto diversi soggetti in presupposte condizioni simili e una comparazione longitudinale in relazione alle diversificazioni dell'esperienza nel corso dello sviluppo psichico dello stesso soggetto. In pratica questi sono problemi che la psicologia cerca di trattare per riuscire a capire come avvengono questi fenomeni di déjà vu. In realtà i fenomeni di déjà vu nelle persone si presentano normali, diciamo, si presentano abbastanza sporadicamente e raramente le persone riescono a capire che ci sono dei fenomeni di déjà vu in cose che sì, vivono il déjà vu ma non si realizzano nella realtà. Cioè, perché le persone riescano a capire che stanno vivendo un fenomeno di déjà vu, cioè hanno una percezione emotiva, fanno un calcolo di ciò che è il futuro, devono per forza avere la risposta nel mondo razionale, nel mondo del quotidiano. Se non hanno la risposta nel mondo quotidiano, praticamente resta una loro fantasia, cioè resta un ricordo di fondo, ma non riescono a vivere emotivamente la situazione di déjà vu. Cioè la situazione di déjà vu per le persone normali diventa molto forte solo quando hanno delle risposte razionali, ma non riescono le persone a identificare la struttura emotiva, il loro coinvolgimento emotivo all'interno di un'esperienza déjà vu senza avere la risposta razionale, perché sono in realtà delle comunicazioni emotive che noi abbiamo col mondo, delle empatie che abbiamo col mondo, delle simpatie che abbiamo col mondo e che alla ragione non dicono assolutamente niente, resta inciso nel nostro profondo emotivo, ma la ragione non riesce a capire che cosa siano queste cose. Pertanto occorre la disciplina della stregoneria per riuscire ad avere il linguaggio emotivo e riuscire a comprendere quando noi stiamo vivendo delle sensazioni emotive che dopo si incidono nel nostro profondo. La scienza ci dice, parlando del déjà vu, c'è qualcos'altro nell'individuo. La scienza non riesce a identificare il déjà vu, cioè il déjà vu è un'esperienza talmente soggettiva, è una capacità di percepire il mondo in maniera talmente soggettiva che la scienza non è in grado di verificare questo tipo di percezione. Però la scienza si arrende davanti a una mole enorme di dimostrazioni e di casi che gli vengono presentati e là si ferma. La scienza ci dice c'è qualcos'altro nell'individuo. Troppo spesso si è assistito ad individui che manifestavano un déjà vu, cioè quella sensazione di essere già stati in quel luogo o di aver già vissuto quella situazione.
È accaduto tanto spesso che la scienza ha dovuto prendere atto che esiste un mistero a cui non riesce a dare delle risposte. Anche questa è una capacità extrasensoriale fondamentale per la nostra esistenza. Non si tratta di vivere un momento già vissuto, ma di vivere un momento la cui situazione è stata percepita e magari visualizzata in anticipo. Questa e tutte quelle che avrebbero potuto essere e non sono state, che noi cancelliamo. Perché abbiamo scelto? Vi ricordate quando, parlando della corteccia cingolata, si è detto: ma ora abbiamo scoperto che la corteccia cingolata può imparare a riconoscere quando si commette un errore anche prima che venga presa una decisione. Cosa significa quel anche prima che venga presa una decisione? Come abbiamo coinvolto le nostre emozioni per rivivere un momento in cui veniva riconosciuto che le scelte che avremmo fatto sarebbero state sbagliate, parziali o altro? La scienza, per verificare i meccanismi attraverso i quali il déjà vu si esprime, deve riuscire a trovare degli individui che hanno sistematicamente queste sensazioni. Quasi sempre si presentano individui in cui queste sensazioni si sono presentate ripetutamente, ma non in maniera sufficiente per studiare i percorsi neuronali. E qui iniziamo ad entrare nelle difficoltà della scienza. Chi manifesta tali sensazioni con una sistematicità tale da poterle usare in realtà non le percepisce a livello conscio. Queste sensazioni fluiscono nelle sue decisioni e nelle sue azioni. Pertanto non vive la sensazione di aver già vissuto quella situazione, ma quella di aver agito in quanto percepito più possibilità di situazioni. Non c'è più lo stupore soggettivo dell'eccezionalità. Diventano sensazioni di uso quotidiano di cui l'individuo si serve scaricando la propria energia emotiva prima di trovarsi nella situazione che lo emoziona, scoprendo di aver già vissuto quella situazione. Agire prima significa non mettere davanti alle proprie emozioni un argine sul quale le emozioni infrangono e bloccano su quella situazione l'attenzione dell'individuo, facendogli scorgere il déjà vu. Il déjà vu è una sensazione che, bloccando attraverso l'attenzione i flussi emotivi dell'individuo, gli crea un sussulto fra ciò che è e ciò che avrebbe potuto essere. L'individuo ricorda il proprio stato emotivo già analizzato e vissuto. Per ora la scienza sta facendo alcune ipotesi di lavoro sul déjà vu. Leggiamo dal giornale La Repubblica del 18 febbraio 2006 un articolo di Elena Dusi, Déjà vu, quel mistero della mente. Uno psicologo di Leeds studia il cervello di chi ne viene colpito in modo cronico, un problema che da secoli arrovella religione e medicina. Ora la scienza vuol capire perché conosciamo luoghi mai visti. A cavallo fra realtà e immaginazione, è oggetto di arrovellamento per psicologia e neurologia, ma nemmeno la religione è rimasta estranea. Semplice segnale elettrico, finito fuori strada per i più, finestra dell'anima sulle sue precedenti incarnazioni per alcuni, déjà vu è uno dei fenomeni più sfuggenti della nostra mente, ma per dare un contorno alla sua impalpabilità, uno psicologo inglese si è messo a cercare particolari individui che ne sono colpiti in maniera cronica. Il proposito di Chris Mullain, dell'Università inglese di Leeds, è portare queste persone in laboratorio e osservare il loro cervello nel momento in cui corteccia temporale, corteccia limbica, amigdala danno il via al balletto di segnali elettrici anomali. I perché cui Mullain vuole dare una risposta riguardano la natura del déjà vu. Secondo i criteri della neurologia, e quali sono i fattori scatenanti dal punto di vista psicologico?
In Italia si prepara nel frattempo ad uscire a marzo per Il Mulino, Sono già stato qui, uno studio del filosofo psicanalista Remo Bedei. Secondo i pochi dati scientifici disponibili, una persona su tre ha sperimentato la sensazione di déjà vu una volta nella vita, per un tempo che varia da uno ad alcune manciate di secondi. Esistono particolari forme di epilessia, spiega Carlo Caltagirone, professore di neurologia all'Università di Tor Vergata e direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia di Roma, che non si manifestano con la perdita di coscienza e convulsioni, ma con una serie ricorrente di déjà vu. Il paziente si ritrova all'interno di una serie di esperienze che hanno uno scarto con la realtà, come all'interno di una galleria di specchi. Se il percorso del segnale elettrico anomalo è conosciuto con sufficiente precisione, l'amigdala dà il via, lo stimolo echeggia attraverso la corteccia limbica per finire nella corteccia temporale, è mistero sul rapporto fra il déjà vu e lo stato psicologico di chi lo vive. La sfida, ha spiegato Moulin in una conferenza stampa, è penetrare il significato di questo fenomeno. Studiandolo, speriamo di svelare il segreto del rapporto fra memoria e coscienza. La molteplicità delle aree del cervello che sono coinvolte, secondo Caltagirone, spiega la sensazione di realismo che si presenta durante un déjà vu. I sensi ci descrivono la scena che stiamo vivendo, come già nota. Il coinvolgimento dell'amigdala e del sistema limbico spiega l'intensa partecipazione affettiva e il senso di familiarità. Anche se Moulin e i suoi collaboratori hanno tentato di indurre il déjà vu nei loro volontari tramite l'ipnosi o presentando alcune parole come ami per pescare i ricordi, queste procedure si sono rivelate come inefficaci. Rievocare un ricordo stimolando il cervello è fattibile, spiega Caltagirone, ma non creare dal nulla un déjà vu. Durante alcuni interventi di neurochirurgia nei quali i pazienti sono tenuti svegli perché il cervello non sente dolore, ci siamo accorti che toccare alcune aree faceva riaffiorare alcuni ricordi. Le persone, nonostante si trovassero sotto i ferri, descrivevano quella sensazione come molto affascinante. Dunque, questo è l'articolo di Duse sulla Repubblica. La scienza ha constatato, ad esempio, esistono particolari forme di epilessia che non si manifestano con la perdita della coscienza e convulsioni, ma una serie ricorrente di déjà vu. Il paziente si ritrova all'interno di una serie di esperienze che hanno uno scarto con la realtà, come all'interno di una galleria di specchi. In pratica, delle forme epilettiche si manifestano con una serie ricorrente di déjà vu. Quando la neurologia ha verificato che l'epilessia primaria o funzionale, in tutte le sue forme di manifestazione, è attribuita ad una ipereccitabilità dei neuroni cerebrali, in sostanza ha constatato che le connessioni neuronali subiscono delle variazioni organizzandosi in maniera diversa e comunicando alla coscienza elementi inusuali. Sia carichi di energia emotiva che tensioni soggettive si ripercuotono sulla struttura della percezione soggettiva, che viene violentemente alterata. Da qui le esperienze del paziente che è coinvolto con tutti i sensi in situazioni che avvengono nella sua mente come elaborazione di esperienze percepite e non sempre riconosciute dalla sua ragione. Elaborazione della percezione soggettiva che si scatena in alcuni individui fino a giungere alla coscienza, quando la ragione perde il controllo dell'individuo stesso. Se in una situazione di epilessia la scienza si trova a dover riscontrare delle manifestazioni, non sono queste manifestazioni che interessano alla scienza. Queste manifestazioni all'interno di una patologia epilettica
possono confermare delle attitudini o delle potenzialità per i singoli individui, ma le manifestazioni all'interno della patologia vengono annoverate fra i sintomi della malattia stessa. Il problema per la scienza è che forme di déjà vu si manifestano al di fuori della patologia epilettica, con una certa frequenza, dimostrando che la patologia accentua la potenzialità di un fenomeno che noi abbiamo, ma il fenomeno non è sintomo della malattia. Quali sono i limiti della scienza all'interno della definizione del fenomeno déjà vu? Se il percorso, dice la scienza, del segnale elettrico anomalo è conosciuto con sufficiente precisione, amigdala, stimolo che già attraversa la corteccia limbica, perfino la corteccia temporale, è mistero sul rapporto fra il déjà vu e lo stato psicologico di chi lo vive. Sembra che il percorso del segnale elettrico all'interno del cervello sia stato individuato. Ciò che sfugge è che cosa riempie quel segnale elettrico. La struttura psichica della conoscenza di cui è portatore e la percezione che di tale segnale ne ha la coscienza dell'individuo. Il fatto che l'amigdala sia coinvolta nel percorso del segnale sta a dimostrare il grande carico emotivo di cui il segnale è portatore. Le emozioni sono l'elemento base della vita e della comunicazione fra il soggetto e il mondo che lo circonda. E solo soggettivando il mondo che lo circonda, le sue emozioni, il soggetto può esprimere un'emozione fra ciò che sta vivendo ora e le aspettative di come quell'ora sarebbe stata vissuta. Alla scienza interessa la sfida, ha spiegato Moulin, è penetrare il significato di questo fenomeno. Studiandolo, speriamo di svelare il segreto del rapporto fra memoria e coscienza. Penetrare il significato del fenomeno, e in particolare svelare il rapporto fra memoria e coscienza, solo che se la scienza prende questa strada sbatterà il naso contro un muro. Non si tratta di una memoria diversa che si esprime nell'individuo, ma di una percezione diversa dei fenomeni del mondo, e si basa sul loro carico emotivo e sulle relazioni emotive che intercorrono fra di loro, che portano alla formazione nella coscienza quando il déjà vu si esprime. Che portano alla formazione nella coscienza quando il déjà vu si esprime dell'individuazione della situazione che si sta vivendo come relazione di tutte le situazioni che si avrebbero potuto vivere. Quando il carico emotivo si dispiega nella situazione che viviamo, ricordiamo che forse abbiamo messo in atto delle azioni per giungere là. Non una memoria, ma una conoscenza dovuta alla percezione di una struttura del mondo che esula dalla descrizione della ragione e che agisce attraverso relazioni emotive anziché relazioni fenomenologiche descrittive. Non si ha memoria delle relazioni emozionali. Queste ci sono, proseguono mentre i soggetti si modificano, mantengono le relazioni che costruiscono fin tanto che i soggetti si modificano nelle relazioni e poi si staccano, si dimenticano, e ogni soggetto aggancia le proprie capacità emotive ad altri mondi, altri lidi. Ciò che l'individuo conserva è la modificazione di se stesso, una modificazione che conserva la memoria della relazione, ma non ricorda la relazione stessa, salvo mantenere una certa sensibilità nei confronti di emozioni che a lui si presentano dal mondo. E quando si presentano queste emozioni, il carico emotivo soggettivo aumenta sollecitando il segnale che dall'amigdala tende ad arrivare alla coscienza. Non sempre gli riesce. Alla fin fine possiamo trarre una conclusione. Che cos'è un déjà vu? È un'elaborazione della relazione fra noi e il mondo attraverso le relazioni emotive che intercorrono fra noi e il mondo. Tale elaborazione, che avviene mediante la parte più profonda e antica del cervello, non viene sempre accolta dalla ragione, ma in casi particolari di eccessivo carico emotivo o di patologie che permettono a carichi emotivi di giungere alla coscienza, tale elaborazione si presenta e noi la riconosciamo come attinente alla situazione che stiamo vivendo e che abbiamo elaborato attraverso la percezione delle relazioni emotive degli oggetti con i quali stiamo vivendo la situazione. In sostanza, il déjà vu
altro non sarebbe che la sovrapposizione di due descrizioni del mondo, quella emotiva che si sovrappone alla situazione descritta che si sta vivendo. Il modo migliore per un individuo di non riconoscere la presenza di un déjà vu è quando utilizza le proprie emozioni come elemento normale con cui descrivere il mondo in cui vive. Interiorizzare gli oggetti del mondo attraverso le loro emozioni, comunicare le proprie emozioni nel mondo. In questo modo la ragione non ferma il flusso della coscienza, del carico emotivo che la percezione delle emozioni produce nell'individuo, ma lo fa fluire come parte integrante della sua esistenza, del suo modo di affrontare il mondo. Si tratta di una delle più potenti capacità extrasensoriali, in quanto il soggetto che pratica l'uso delle proprie emozioni nell'interazione fra sé e il mondo è capace di cogliere aspetti assolutamente sconosciuti per altri individui, vede ciò che altri non vedono, è attento a ciò che altri sono disattenti. E questo pezzo, vi ricordo, è caricato su internet all'interno dei testi delle capacità extrasensoriali. C'è un discorso da fare ulteriormente per ampliare quello che stiamo dicendo, è che la memoria emotiva che si presenta alla nostra ragione e che seleziona elementi emotivi che giungono dal mondo ha dei meccanismi che oggi sono stati abbastanza individuati, indubbiamente in futuro ne saranno individuati degli altri ancora. Per esempio, quando si parla del segnale elettrico che dall'amigdala arriva fino alla coscienza dell'individuo, ebbene, c'è un passaggio che è stato recentemente scoperto, dove una parte delle nostre emozioni, poi al di là della qualità delle emozioni che sono state studiate, sono effettivamente visibili all'interno della corteccia cerebrale. È uno studio questo, uno studio italiano, dicono piaceri e emozioni, parte del cervello è solo per loro. Dice prima questo ricercatore si pensava che questi meccanismi, cioè la percezione delle emozioni, risiedessero in zone antiche del cervello, cioè amigdala, talamo, ipotalamo, cervelletto, eccetera. Spiega Stefano Puglisi, Allegra, presidente della Facoltà di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, che ha condotto lo studio insieme al Laboratorio di Neurobiologia del Comportamento della Fondazione Santa Lucia di Roma. Invece abbiamo scoperto che le emozioni positive, per esempio mangiare, quindi anche i loro eccessi, sono fortemente dipendenti dalla produzione di noradrenalina. Questo studio offre un indizio importante sul ruolo di neurotrasmettitore e apre la strada a nuovi trattamenti per disturbi compulsivi. In realtà da molti anni si interviene sui neurotrasmettitori. In pratica si è scoperto che una parte di emozioni sarebbero identificabili anche sulla corteccia cerebrale, però è abbastanza anche evidente che sia così, perché quelle che sono le nostre emozioni profonde, cioè la nostra capacità di percepire il mondo, vengono via via selezionate per far arrivare alla nostra corteccia cerebrale quella che è la qualità delle emozioni che è in linea, che è in regola con la ragione. Per cui riuscire a scoprire che anche sulla corteccia cerebrale ci sono delle emozioni, cioè questa è l'emozione del mangiare per esempio, ma tutte quelle che sono le emozioni che si esprimono, che sono concepite e concepibili all'interno della ragione, all'interno del quotidiano, mi sembra un po' la scoperta dell'acqua calda. Però sta di fatto che se noi identifichiamo che esistono delle emozioni che hanno un riscontro sulla corteccia cerebrale, c'è abbastanza chiaro anche il fatto che dei forti stati emotivi provocano magari dei déjà vu visivi o dei déjà vu come sensazione,
perché sia déjà vu visivi sia déjà vu come sensazione hanno i loro riscontri proprio sulla corteccia cerebrale, per cui partono sì dal profondo, ma anche, hanno anche delle situazioni che si manifestano sulla parte meno antica, diciamo così, del nostro cervello. Pertanto le emozioni comunque sono la parte vitale, cioè sono la vita delle persone, di tutti gli esseri della natura. Però mano a mano che avviene l'evoluzione, avviene anche una sedimentazione nell'uomo e anche negli altri esseri come modalità di espressione delle emozioni nella propria quotidianità. E allora abbiamo tutta questa stratificazione cerebrale che anche dal punto di vista fisico seleziona l'espressione delle nostre emozioni nella vita, nella quotidianità. Però ciò che è la percezione emozionale dell'uomo appartiene sempre alla parte profonda del nostro cervello e viene selezionata il suo arrivo alla coscienza, cioè viene selezionata in modo particolare dalla ragione. Un altro discorso è per esempio l'uso degli odori. Esistono odori che nella nostra mente diventano dei colori, esistono in mano con la mano con cui stringeva il flacone emanava un profumo molto delicato e quando la portava al naso e la fiutava diventava malinconico. Cioè praticamente questa è di Patrick Susskind, da Il profumo, e sono tutte quelle evocazioni emotive che ci danno il senso dell'olfatto. Però queste sensazioni che vengono suscitate anche dal senso dell'olfatto, in realtà è perché viene stimolata la parte più profonda del cervello. Io qui ho un articolo della Repubblica del 10 marzo 2007, no? L'ippocampo, una striscia di tessuto situata in profondità del cervello, gioca un ruolo fondamentale soprattutto nella fissazione dei ricordi emotivi più che fattuali, ricordi emotivi più che nei fatti, ricordare le emozioni e non i fatti. E praticamente l'articolo Il profumo di rosa aiuta la memoria, gli scienziati ecco come un'essenza influisce sul cervello durante il sonno. Noi abbiamo tutta una serie di le precedenti ricerche avevano messo in luce come alcune particolari regioni cerebrali della corteccia da parte del cervello che pensa e pianifica durante il sonno profondo comunicano con una striscia di tessuto situata più in profondità del cervello denominata ippocampo. È questa che registra quotidianamente i ricordi. Gli autori dello studio sostengono che con ogni probabilità nel corso di tale comunicazione la corteccia comunica all'ippocampo di riattivare gli stessi neuroni attivati quando è stato appreso o notato un determinato fatto. L'ippocampo esegue codificando la sequenza di attivazioni di neuroni nella corteccia e consolidando di conseguenza il ricordo. I tracciati della percezione olfattiva nel cervello conducono all'ippocampo in modo più diretto rispetto a quelli delle percezioni visive. L'olfatto, vi ricordo che è uno dei sensi più antichi che abbiamo fra le altre cose, cioè un senso animale molto, molto vecchio, che ha oltretutto anche ha avuto anche molte trasformazioni, insomma. Credo che addirittura il nostro senso dell'olfatto, cioè la parte del cervello che controlla il senso dell'olfatto, è anche il cervello degli uccelli, una cosa del genere. Cioè c'è una cosa abbastanza particolare nel corso dell'evoluzione rispetto a delle percezioni visive o uditive, e questo forse spiega per quale motivo gli odori sono in grado di riportarci in mente cose del passato, per esempio gioia o umiliazioni dimenticate. Per verificare la loro ipotesi con la risonanza magnetica, i ricercatori hanno anche scattato alcune immagini del cervello dei studenti durante il sonno, proprio nel momento in cui veniva spruzzato il profumo di rosa. Come previsto, le regioni della corteccia si sono immediatamente rivelate più attive.
La scoperta rivela quindi che le diverse fasi del sonno potrebbero essere specializzate e deputate ad assimilare tipi diversi di informazioni. Per esempio, i ricercatori hanno scoperto che il profumo di rosa non migliorava il ricordo di una sequenza di movimenti delle dita apprese da poco, un ricordo ritmico che non pare essere consolidato dall'ippocampo. Parimenti, poiché il profumo di rose durante la fase REM non ha indotto alcuna differenza del punteggio ottenuto dagli studenti, può anche darsi che gli spaventi o le situazioni divertenti dei sogni che si verificavano durante la fase REM riflettevano gli sforzi che il cervello compie per cercare di registrare ricordi di natura emotiva più che fattuale. Praticamente cosa succede? Succede che noi riusciamo anche a visualizzare ciò che sono degli odori, cioè costruiamo delle immagini su degli odori, ma gli odori sono sensazioni che toccano la parte profonda del cervello. Pertanto, quando noi abbiamo sensazioni emotive, siamo in relazione emozionale col mondo, trasformiamo tutto questo sia in sensazioni che in immagini visive. Vi ricordo sempre che nell'uomo le immagini visive sono fondamentali per i suoi sensi, cioè sono una specie di riassunto di quelli che sono i suoi sensi. Pertanto abbiamo un meccanismo che scatena delle immagini, che scatena delle sensazioni senza che noi siamo in grado di identificarlo direttamente. E questo vale anche per un altro discorso che è stato recentemente individuato, ed è per esempio l'altra formazione di un altro tipo di memoria che rasenta sempre la memoria emotiva, e lo prendo, scusate un attimo, metto via questo articolo prima che mi vada perso, visto che lo userò ancora per altri lavori, ed è un altro articolo dal titolo "Il primo bacio non si scorda mai, ecco quando la memoria non cancella". Il meccanismo: gli esseri viventi dispongono di un meccanismo che permette di disattivare alcuni geni anche per tutta la vita. La metilazione. Uno di questi meccanismi si chiama metilazione. Una molecola si aggancia al gene da disattivare e lo inceppa. L'embrione. La metilazione è molto importante per lo sviluppo dell'embrione. Nei maschi disattiva i geni femminili. Sì, perché se vi ricordate, vi ho già detto che i maschi sono delle femmine mancate. La cristallizzazione. È la prima volta che si scopre che il processo agisce anche nel cervello. E per cristallizzare per cristallizzazione di alcuni ricordi. L'ippocampo. Quando la metilazione entra in funzione nell'ippocampo, l'area della memoria, il ricordo si fissa per tutta la vita. Pertanto i ricordi che voi avete, i ricordi profondi, sono ricordi emotivi, quelli che fissate nella parte profonda del cervello. Il sistema limbico. Qui le informazioni vengono valutate e smistate, è il deposito dei ricordi a lungo termine. La corteccia prefrontale. La corteccia prefrontale e il giro del paraippocampo sono aree che si accedono durante la registrazione dei ricordi, che si accendono durante la registrazione dei ricordi. Cervelletto. Nel cervelletto risiedono ricordi cinestesici, cioè legati alla posizione del corpo. Ippocampo. Qui sono generalmente ospitati ricordi visivi e uditivi. La memoria a lungo termine, solo poche informazioni vengono filtrate e integrate nel cervello, possono essere conservate per mesi o anni. Dichiarativa. La memoria dichiarativa riguarda fatti, persone, luoghi o oggetti che siamo in grado di richiamare alla mente. La memoria inconscia, non dichiarativa, implicita, è inconscia. Ne fanno parte anche i comportamenti diventati automatici. Capite bene che in tutti questi meccanismi, che agiscono dentro di noi, nella nostra parte profonda del cervello, e che hanno ben poco a che fare con la ragione, ma hanno a che fare esclusivamente con la struttura, con la nostra struttura emotiva profonda, mi sembra abbastanza ovvio che la lettura del mondo che noi ne abbiamo
è estremamente più grande, è estremamente più vasta di quanto la nostra memoria razionale sia in grado di comprendere. Nonostante questo, i fenomeni che si manifestano alla nostra percezione sono tantissimi. Pertanto è facile che quando noi abbiamo dei carichi di energia emotiva molto forti e dobbiamo affrontare delle situazioni o dobbiamo affrontare delle cose che sono per noi importanti, chiaramente si accendono sia immagini sia sensazioni. E noi viviamo per sensazioni e viviamo per percezioni intuitive. Quando queste percezioni intuitive si realizzano nel nostro quotidiano, noi le fissiamo, diciamo, le abbiamo già viste, le abbiamo già vissute, le abbiamo già praticate. E là nasce la condizione del déjà vu. Ma noi viviamo sempre in déjà vu se noi fossimo in grado di usare continuamente le nostre emozioni per affrontare la vita, per leggere la quotidianità, per penetrare il mondo in cui stiamo vivendo. Altrimenti dobbiamo fare il calcolo delle probabilità. Quante probabilità ho di prendere l'autobus se parto da casa con 10 minuti di anticipo? E allora devo calcolare la velocità, devo calcolare il percorso, devo calcolare gli intoppi. E se il calcolo mi dice forse potrei anche perderlo, devo partire da casa, anziché 10 minuti prima, un quarto d'ora prima. Ma se io sono in sintonia con tutte le emozioni del mondo che mi stanno attorno, parto semplicemente da casa quando decido di partire e prendo l'autobus. Ma ho bisogno di essere in sintonia con il mondo. Se non sono in sintonia con il mondo, come diceva quello che si fermò ad allacciarsi la scarpa e cadde un macigno dal monte, vedi, gli ha detto il suo amico, ti sei fermato ad allacciarti la scarpa e il macigno che è caduto per il monte ti ha evitato. Fa, un giorno magari ti fermerai ad allacciarti la scarpa e il macigno che cade dal monte ti colpisce. E allora cosa c'è da fare? Seguire le nostre sensazioni. In quel caso fermarsi ad allacciare la scarpa. E non c'è altro da fare, perché la ragione non è in grado di calcolare ciò che è utile da ciò che non è utile nelle nostre sensazioni. Perché le nostre emozioni non obbediscono ai parametri della nostra ragione, ma obbediscono a dei parametri emotivi che sfuggono agli interessi della ragione. La ragione ha sempre l'interesse di vincere al superenalotto, perché se vince al superenalotto sicuramente riesce a star bene nel mondo quotidiano. Ma alle nostre emozioni non interessa il superenalotto, gli interessa magari la bella di turno, gli interessa mangiare un certo gusto, un certo cibo, gli interessa avere una discussione feroce, una discussione appassionata, gli interessa vivere in un certo modo, manifestare le emozioni nel mondo. Per cui la nostra sensazione non obbedisce agli elementi propri della ragione, ma obbedisce a dei parametri emotivi profondi che abbiamo. E allora è bene che, se abbiamo la sensazione che è urgente fermarci ad allacciarsi la scarpa, è bene che noi ci fermiamo ad allacciarsi la scarpa, anche se magari abbiamo l'impellenza di arrivare presto ad un appuntamento, perché non è detto che arrivando presto all'appuntamento siamo fortunati. Perché ricordatevi che girando l'angolo c'è sempre un autobus che ci può prendere sotto, o l'ubriaco di turno, oppure un ictus, oppure un colpo apoplettico. Non sempre ciò che ci conduce la ragione è positivo, perché uno può anche avere il biglietto dell'aereo in mano, ma può anche seguire la propria sensazione di perdere quell'aereo.
E allora si racconta di quanto lui è stato fortunato a perdere quell'aereo che dopo è andato a sbattere. Pertanto ascoltare ciò che abbiamo dentro significa produrre continuamente di déjà vu e significa essere anche in sintonia col mondo in cui noi stiamo vivendo. Bene, 049-700-700 e 049-700-838. E in realtà... Pronto? Ciao! Ciao! A proposito, spero stasera veramente per parlare di déjà vu. Mi viene in mente, beh, come tutti per esempio, tutti, nessuno escluso, cioè tutte le sensazioni di tutti i sensi che abbiamo, no? Da quando che diciamo, siamo piccoli, che abbiamo i profumi, per esempio del pin appena si fa già, che sentiamo ancora che l'odore ha, no? La prima mattina. E lo riconosciamo anche, perché c'è la memoria degli odori. Quello è un déjà vu voluto, diciamo, no? Esatto. Dopo che sia benzina, il profumo di certa benzina, di certi carburanti, adesso sarà cambiato l'odore, però ti senti anche, ne sarà più macchine, più traffico, però una volta mi su un paesetto come questo, ti vedevi una macchina ogni giorno, una giornata passava da macchine, però ti sentivi che odore da benzina, e lo capivo, certo. Ti restava per tutta la giornata, la vista per esempio, amico, passavo, avevo esperienze di déjà vu che durava attimi proprio, cioè però facendo l'angolo della casa, per esempio girando della casa, cioè, vedevo adesso che c'è un albero, vedo un albereo, però senza saperlo, vedo, capito? Certo. Non è che mi sapesse che c'è l'albereo, io inconsciamente, cioè tante di che robette che siamo praticamente sepui de fatti, fattori che me, non mi lascia più meditare, non mi lascia più ascoltarsi. Esatto, bravo, te me ruba la parola. Ascoltarsi, no, altri dentro stessi, se no gavarissimo veramente. In mano, diciamo, noi altri stessi, verissimo, veramente, tutto, insomma, la nostra vita, senza che mi appilote gli altri, che dico io. Cioè, sì, avremo grandi capacità di comunicazione. Esatto. E tutte emotive e non razionali. Esatto, invece così siamo altro che dei chip, dei bit. Siamo dei infantili, usiamo la parola. Esatto, usiamo la parola, siamo pilotai veramente da quello che vediamo, da quello che mi fa vedere, da quello che mi fa sentire. È veramente una bella, l'ho trovata bellissima veramente, che te la tira fuori con questo fatto del déjà vu, dell'istinto. E si interseca sempre sui nostri fattori interiori. La parte più antica del cervello è quella con cui comunichiamo con tutto il mondo, in pratica. Naturale, veramente, cioè, se guardassimo di più gli animali, piante, pesci e animali, per esempio, anche i più piccoli, anche i più insignificanti, noi altri li chiamiamo insignificanti. Vedo un libro qua che segna che il volo delle api, no? Il volo delle api, fai un volo strano, sembra strano, però è anche un disegno che segnala quando che è ora di porre il miele, quando che sì, hanno una comunicazione, credo, a 6 dimensioni, oltretutto le api. Esatto. Attraverso il movimento. Ma guarda che anche gli uomini, in realtà in America Latina, per esempio, si sono trovati dei linguaggi che usavano sia il colore sia i nodi delle corde. Sì, sì, cioè, sì. Per cui dei linguaggi che erano completamente diversi dal punto di vista, sempre linguaggi razionali, ma aveva un modo diverso di presentarsi anche alla persona.
E dopo anche il gioco della palla, la famosa palla, si giocava solo con l'anca. Stranissimo, dove, cioè, mi devo pensare come se che ha fatto inventare un gioco così, se molto, cioè, al di fuori della nostra percezione. Sì, sì, no, è un adattamento soggettivo molto diverso, sì. Esatto, sì, cioè. Beh, abbiamo visto anche in alcune Olimpiadi recenti che hanno introdotto nuovi sport. All'inizio faceva quasi sorridere, no? Cioè, insomma, mi ricordo il salto triplo femminile. Ah, sì. Cioè, che c'era pochissime donne che lo facevano, faceva un po' ridere. Adesso nessuno ride più, perché fare un salto triplo è spaventoso. Cioè, che c'è delle robe proprio che bisogna riacquistare, riappropriarsi dei altri stessi, questi che abbiamo dentro, l'istinto ancestrale, insomma. Anche perché la scienza ti dice il meccanismo, no? Sì. Ma non ti dice cosa te ne fai del meccanismo, perché lo attivi e come lo usi e come lo sviluppi. Una volta che l'hai sviluppato, dice, è questo il meccanismo. Vabbè, grazie al cavolo. E dopo? Cioè, vabbè, tu hai stabilito che c'è un segnale elettrico nella parte profonda del cervello e mi arriva alla corteccia. Perfetto. Esatto, e dopo? Cioè, tu mi dici, quell'effetto ce l'hanno gli epilettici, va bene, è patologico. Però quelli che non sono patologici, chi è che lo stimola? E perché hanno quello? E cosa gli serve? E come i preti dice, è un mistero. Non è che sia un mistero, è funzionale, perché chiaramente se tu metti in moto le parti più antiche del cervello, cioè l'amigdala, l'ippocampo, eccetera, chiaramente ormai è assodato, tocchi le emozioni degli individui. Per cui sono le serie, anche perché l'emozione è la vita, cioè la vita che si sviluppa, la vita che si riproduce, la vita che si trasforma, capito? Per cui se tocchi, se il segnale parte da là, sicuramente tocchi le emozioni. Però a quel punto loro ti dicono, vabbè, io vedo il segnale, ma che mi significa? Se vedo un impulso elettrico, però l'impulso elettrico cosa mi significa? È come staccare un relè. Capisco che ti collega, che ti dà la definizione, il significato, attaccando, riattaccando il relè, allora te è il significato. Certo. Ok, va. Ciao. Ciao, ci sentiamo 15 giorni. Ciao, bella. Ciao. Ma io sono arrivato al termine della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Vi ho parlato del termine déjà vu. Vi ricordo che questi testi che vi ho letto, con un po' di difficoltà stasera in effetti, li trovate tutti quanti su internet, sul sito www.federazionepagana.it, e fanno parte del discorso sulla percezione e sulla percezione extrasensoriale in questo caso. E manca ancora un pezzo per parlare della percezione extrasensoriale, che è il colpo di genio. Cioè, che cos'è il colpo di genio? Che è un'altra capacità extrasensoriale ancora. Soltanto che chiaramente a noi ci interessa sapere come e perché si sviluppa il colpo di genio, non certo il colpo di genio in se stesso, perché come nel déjà vu, così i colpi di genio, ma tutti quelli che sono le capacità extrasensoriali, non si trasmettono all'interno della ragione, ma si verificano nell'azione e nel sentire, nella percezione del mondo, nell'intuire, nelle emozioni, nell'intento. Pertanto non hanno un riscontro nella ragione, ma hanno un riscontro quasi esclusivamente nell'azione. Beh, chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi lascio con Stefano e vi do appuntamento appunto fra 14 giorni. Intanto vi ricordo che venerdì 6 aprile c'è la cena del Musso a Marostica, per ricordare il comandante Bruno. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo, a prossimo 15 giorni. Ciao.